Cartoceto DOP, il festival che dal 2014 ha rivisitato la veste della storica mostra mercato dell'olio e dell'oliva e che quest'anno per l'edizione 2016 celebra i 40 anni appunto della mostra mercato dell'olio e dell'oliva, nasce con l'intento di valorizzare, di promuovere oltre i confini localistici, oltre i confini della regione Marche e più in generale per tutto il territorio del sistema paese Italia, l'eccellenza che questo territorio può offrire, l'eccellenza agroalimentare. Stiamo parlando dell'unica DOP olearia di tutta la regione Marche, appunto l'olio DOP Cartoceto. Attorno però a questa eccellenza dell'agroalimentare, in modo particolare del settore olivicolo, abbiamo voluto appunto dal 2014, come dicevo poc'anzi, sviluppare a corollario tutta una serie di iniziative che vanno dall'arte alla musica, alla storia, alla cultura, passando per quelli che sono i percorsi naturalistici, affinché il visitatore, ma soprattutto più target di visitatori che magari mai avrebbero raggiunto Cartoceto soltanto per questa eccellenza dell'agroalimentare, possano farci visita. I risultati sono davvero stati entusiasmanti, perché i visitatori e i turisti sono pervenuti da ogni parte d'Italia. Anche in questo secondo weekend devo dire che gli spettacoli del Trionfo, cioè nell'ottocentesco Teatro del Trionfo, stanno riscuotendo grandissimo successo. La provenienza, ripeto, è da ogni parte d'Italia e devo dire quindi che Cartoceto DOP, il festival, sta appieno raggiungendo gli obiettivi che si era dato: valorizzare il territorio, valorizzarlo oltre confine e promuovere quella che è l'unica DOP olearia della regione Marche, cioè l'olio DOP Cartoceto.